Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne facciamo più. Le manine ancora sono bloccate, ma non lo sono abbastanza per impedirmi di andare a fare un accoppiamento selvatico. E allora ragazzi, via con lo stacchetto. Eccoci ragazzi, allora andiamo a vedere qual è il programma della settimana e approfitteremo, dopo che avremo spacchettato, anche di vedere le eventuali novità che i nostri amici, come potete vedere, no, da quella parte, Alfonso, da quella parte, di Pest & Friends hanno gentilmente preparato. Allora ragazzi, eccoci qua. Oggi mi sono messo elegante per spacchettare. Abbiamo gli Iconic Moments del Barcellona e del Bayern Monaco, come abbiamo potuto vedere. Poi anche questo talento giapponese che direi potete ignorare. Ma la novità sta nei club selection di Napoli e della famosa Lombardia NA, cioè l'Inter. Andiamo ragazzi, c'è anche la Win Streak Challenge, un po' di eventi, un po' di robetta. Le uniche novità, diciamo così, sono i pacchetti, come posso dire, dell'Inter e del Napoli. E quindi ragazzi, oggi andiamo a spacchettare Inter e Napoli. Prima di caricare però andiamo a vedere effettivamente che cosa succede su Pest & Friends e vediamo se c'è qualche novità nel nostro blog preferito. Stacchetto? Sì, stacchetto. Eccoci ragazzi, siamo sul gruppo di Pest & Friends, vediamo un pochino se troviamo qualche aggiornamento in tal senso. Ovviamente i ragazzi non ci hanno deluso. I pack opening dell'Inter, che vedrete tra poco del Napoli, vedono questi giocatori nei rispettivi roster, cioè Lukaku, Martinez, Hakimi, Bastoni, Handanovic, Perisic, Barella, Eriksen. Per il Napoli abbiamo Koulibaly, Osimhen, che diventa molto forte, Lorenzino Insigne, Zielinski, Politano, Di Lorenzo, Maximovic e Bakayoko. Allora, io onestamente tra poco giocheremo gli europei e vorrei prendere giocatori italiani, quindi gradirei tantissimo avere Bastoni, che tra l'altro è una bella bestiolina. E poi Barella ce l'ho già, dal Napoli mi piacerebbe avere Insigne e Di Lorenzo, che ve lo dico a fare. Quindi ragazzi, partiamo, via al pack opening e io direi di andare di stacchetto. Che bello che sono quando mi raddoppio così. Sì, molto molto bello. Ok, vai, andiamo di stacchetto, Eccoci qua ragazzi, siamo tornati in questo meraviglioso pack opening, direi di iniziare a pescare. Andiamo sugli agenti, abbiamo detto che vogliamo giocatori italiani, ignoriamo questi agenti speciali che, come ben saprete, sono agenti che appunto vanno a darci, diciamo così, a darci, come posso dire, i coupon di queste del Barcellona, delle varie club edition. Io le ho prese tutte 5, infatti abbiamo 5 agenti speciali che ignoriamo. Chiaramente quest'anno PES ha regalato assai. Nei Iconic Moment abbiamo pescato Cruyff, dico solo queste, sono la persona più felice dell'universo, ma a noi interessano questi due quadrettini qua ragazzi. E allora andiamo a cercare, per quanto riguarda il Napoli, certamente lui, il re del tiragiro, Lorenzino Insigne. E siamo pronti a spacchettare, ragazzi. Io direi di non perdere tempo e andiamo sulle club selection del Napoli, ragazzi. Vediamo un pochino. Noi vogliamo Lorenzino Insigne, Konami, eh. Dacci Lorenzino Insigne per cortesia. Allora, primo giro, prima corsa. Attenzione! Ovviamente si va in Italia. Mi sembra un po' troppo abbronzato per essere Insigne. Un po' molto abbronzato. Oh, Osimhen! Non posso non essere contento, devo dire la verità, perché questo diventa una bestia. O il vecchio Osimhen, che gli diamo sopra, ragazzi. E sicuramente sarà un bel animaletto, poco ma sicuro. Eccolo qui ragazzi, scusate, ho sistemato un po' l'audio, poi questa parte probabilmente la taglio, non lo so, vediamo, che bello della diretta, della registrazione. Ma noi vogliamo Lorenzo, noi vogliamo Lorenzo, ce la facciamo a prendere Lorenzo? Lorenzo, 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 vogliamo Lorenzo, 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 anche mi sembra di nuovo un pizzico troppo abbronzato. Chi è? Kuliba? No, Bakayoko ragazzi!
buono, tutti lo insultano, tutti non lo vogliono. Io, da vecchio cuore, rosso nero, non contento di avere. Con noi ha fatto molto bene. Non sto seguendo il Napoli questa, ma in generale non sto seguendo molto il calcio quest'anno. È il primo anno in assoluto che seguo pochissimo il calcio, ragazzi, perché sono pienamente dedicato all'eSport. Bakayoko mostro comunque. È un Meviano fortissimo al bacio proprio. Però dateci un Lorenzo, non è possibile questa cosa, eh? Aspetta, forse ci siamo? Forse ci siamo? No, è sbarbato. Chi è? Zielinski. Ma la mocca. Vedete, non vuole danno. Ma pensa a Zielinski a vendere il cocco! Niente Lorenzo. Oh, non trovo un Lorenzo feature player. È una cosa incredibile. Non sono riuscito a trovarlo. Vediamo se con l'Inter saremmo un po' più fortunati. Abbiamo già visto dei nostri amici di PES & Friends chi c'è nel roster. Non andiamo a vederlo anche qui. Quindi, veloci, veloci, andiamo a spacchettare e a cercare il buon Bastoni. Perché noi vogliamo Bastoni. Perché stiamo invecchiando. È un bastone per la vecchiaia e utile. È mancino. Mi sembra lui, è sbarbatello. È un difensore. E 95. Oh yes! Preso bastone forte, è fortissimo. Questo è un animale. Un animale. Un animale. Arda. Bastoni. Bastoni. Fortissimo. Futuro della nazionale. Grandissimo giocatore. Troppo forte. Lanciato da Antonio Conte. Bastoni. Fortissimo ragazzi, fortissimo, troppo contento. Vediamo un pochino se concludiamo alla grande. C'erano altri giocatori dell'Inter, abbiamo già Lukaku, quindi onestamente non ho intenzione di trovarlo. Hakimi non sarebbe male, ecco, Hakimi lo vorrei. Chi è? Chi è? Barellino via, vabbè, se non lo trovo... Se non lo trovo in ogni roster, Barella, io non sono contento. Questo mi sa che anche è più forte degli altri, tra l'altro, di quelli che sono usciti, eh. Oh, ne ho un sacco di Barella. Questo è il terzo feature player Barella che trovo, ragazzi. È il terzo feature player, incredibile. Vediamo se riusciamo a finire con Hakimi, che non sarebbe assolutamente male. Altrimenti un altro Bastoni per potenziarlo, quello sì. Non è Bastoni perché è destro. Forse è Barella di nuovo. Eh sì, ragazzi, vabbè, da sardo lo devo trovare. Vabbè, potenziamo questo Barella. Ragazzi, devo dire che è stato un pack opening molto, molto, molto buono. Molto buono. Non mi posso assolutamente lamentare. E allora, via con lo stacchetto. Bene ragazzi, il video finisce qui, siamo soddisfatti del pack opening, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi su tutti i social che trovate qua sotto, passate sul mio canale Twitch, Instagram, Twitter, lasciate, soprattutto iscrivetevi su YouTube ragazzi, cioè iscrivetevi su questo video. Condividete, lasciate un bel like, mi raccomando. Commentate se vi è piaciuto il video e anche se non vi è piaciuto. Fate iscrivere il più gente possibile e che dire. Buon pack opening a tutti. Alla prossima. Stacchetto e fine dello streaming.